Gentili telespettatrici e telespettatori di Video 33, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra rassegna stampa. Oggi è venerdì 24 aprile, cielo sereno su tutto il territorio provinciale con temperature assolutamente primaverili, quindi bel tempo previsto per oggi. Andiamo a vedere le aperture dei quotidiani in edicola, grazie alla collaborazione con Massimo Moro che oggi è in regia. Iniziamo dal Corriere dell'Alto Adige, i profughi nelle caserme, proposta del Presidente della Regione. 70 persone rispedite dal Tirolo, ancora l'emergenza immigrazione, il sindacato di polizia insiste, soluzioni rapide, Ponte Talvera senza tetto, minaccia il suicidio. Andiamo al quotidiano Alto Adige, casa riparte la corsa al mutuo, 100 milioni in 3 mesi, il dato più alto degli ultimi anni. Ci spostiamo sulla cronaca in lingua tedesca con il quotidiano Dolomiten. Ora i politici possono tagliarsi gli stipendi. In Consiglio regionale la Presidenza presenta il disegno di legge. Andiamo alla Tageszeitung che apre con l'elettricità. E nello specifico le tariffe legate all'elettricità, ci si interroga su cosa cambierà per i consumatori dopo la fusione dei giorni scorsi tra SEL e azienda energetica. Oggi in edicola troviamo anche la Südtiroler Wirtschaftszeitung. E c'è qui un articolo che cerca di fare luce dopo le dichiarazioni dell'ex presidente Laimer, si approfondisce il tema delle posizioni legate all'energia idroelettrica. Andiamo alla cronaca nazionale ed internazionale con il Corriere della Sera, italiano ucciso, le scuse di Obama. Il volontario lo porto colpito dai droni USA in un raid. Renzi alla famiglia aveva la mia età. E in Pakistan era prigioniero da 3 anni dei talebani, tra le vittime anche uno ostaggio americano. La Casa Bianca, risarciremo. Poi a centropagina migranti, fondi triplicati per i soccorsi, Europa divisa su scafisti e accoglienza. Dopo il vertice, accordo parziale sul piano italiano, Merkel idee diverse, Cameron niente asilo. E nel taglio basso ancora così l'Italia farà pagare le tasse a Google, una ritenuta alla fonte sui pagamenti ai giganti del digitale. Giro d'affari da 11 miliardi. Andiamo ora al quotidiano Sole 24 ore con le notizie di carattere economico. Tassi bot sotto zero, il mercato vende Bund, Atene alla Merkel, accordo ponte entro aprile. Ora torniamo nel dettaglio della cronaca locale con il Corriere dell'Alto Adige, vediamo le notizie in prima pagina e poi alcune notizie negli interni. Appunto, si apre con l'emergenza profughi e poi cronaca, palestra, un malore collettivo, 7 studentesse all'ospedale, tutto ciò è successo al centro scolastico di Brunico. C'è stato un guasto nel sistema della palestra e poi ancora. Nel fotonotizia, il Festival delle Resistenze al Via, Vecchioni, la volontà di cambiare, appunto il cantautore sarà uno degli ospiti. E la cronaca da Bolzano, la Dinser, la piscina, occorrono 20 migliori per la nuova struttura olimpionica. Renzi atteso il 5 maggio a Bolzano, Bolzano vuole la competenza sull'ambiente e ancora l'economia, cassa di risparmio, dimezzato il valore delle azioni, CDA, decisione shock, il titolo ora vale 125 euro, gelate le aspettative dei piccoli soci. Andiamo a vedere allora gli interni. Con appunto l'emergenza immigrazione in primo piano, rossi profughi ospitati nelle caserme, Roma, proposta del Presidente della Regione, continuano gli arrivi, 70 persone rispedite dal Tirolo. L'appello, gli enti locali chiedono al governo una cabina di regia per gestire i flussi di migranti. Andiamo a vedere ora il mondo delle imprese, appalti pubblici, l'80% va alle aziende locali, report dell'Agenzia Provinciale Tomasini, a breve una nuova legge, importante il contributo degli artigiani. Andiamo ora all'economia per vedere la notizia che abbiamo trovato anche in prima pagina, cassa di risparmio dimezza il valore delle azioni, il CDA porta la quotazione a 125 euro, a dicembre valevano il doppio, Brandstätter, ora il rilancio. Ora passiamo al quotidiano Alto Adige, che appunto apre con le notizie legate al tema casa e poi anche qui nelle cronache troviamo appunto la notizia di carattere nazionale.
con l'uccisione del giovane Giovanni Lo Porto in Pakistan, Obama ammette: abbiamo ucciso noi il cooperante italiano. Poi ancora cronaca da Bolzano, ladri al consorzio, tre spaccate nella notte al Manus, e in Valpassiria muore sul colpo dopo la caduta nel canalone. E anche qui emergenza immigrazione, altri 70 profughi bloccati al Brennero. E appunto da Brunico, malori in palestra, ricoverate 5 ragazze. E poi anche la cronaca politica in primo piano, gara a due per avere Renzi, il premier in arrivo, conteso tra PD e Palazzo Widmann. Andiamo a vedere allora gli interni con la pagina di Bolzano. Corsa ai mutui, 100 milioni in 3 mesi è il dato più alto dell'ultimo triennio. La provincia rivedrà a breve i contributi, molte famiglie hanno accelerato l'iter. Andiamo avanti e vediamo appunto la cronaca politica. Renzi conteso tra Partito Democratico e Palazzo Widmann. La visita è legata all'accordo con Compacer, ma il partito punta a un evento. Il Premier dovrebbe contribuire alla volata in sostegno del sindaco Spagnolli. Andiamo alla cronaca nera con la tragedia a San Martino in Passiria. Precipita nel canalone e muore sul colpo. Recuperata sotto cima Montaccio la salma di Paul Tröger di 51 anni. Mercoledì era uscito per un'escursione in alta quota. Bene, ora passiamo al quotidiano Dolomiten, che appunto apre con i costi della politica e il nuovo disegno di legge sul gli stipendi dei consiglieri regionali. Poi anche qui nella fotonotizia il fatto di Brunico, paura durante la lezione di ginnastica, malore in palestra per 5 ragazze. Andiamo a vedere allora gli interni con la notizia di apertura. Si discute sulla nuova proposta di legge per rivedere gli stipendi in consiglio regionale. Qui troviamo la reazione dei vari esponenti dei partiti politici. Voltiamo pagina e vediamo il meteo. Un bicchiere di pioggia per ogni metro quadrato. Si fa un bilancio di questo aprile poco piovoso, a rischio addirittura siccità. Voltiamo pagina e vediamo la discussione in diocesi. Si discute sugli scandali. Il vescovo Muser dichiara: è nostro dovere prevenire gli abusi. Bene, con questo io ho terminato questa prima parte. Ora ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo per le notizie del meteo. Nel panificio a conduzione familiare Trenker si prepara esclusivamente pane e dolci di alta qualità, con materie prime sane e genuine, farine, cereali selezionati e spezie di prima scelta che distinguono da sempre il pane e i dolci di Trenker. Da 60 anni, Trenker è sinonimo di genuinità, tradizione e qualità, con un servizio impeccabile. 7 filiali in Val Pusteria, 6 a Bolzano e 2 a Lienz. E per ordinare dolci e pane fresco, chiamate il numero 0474 972 112. Attivo da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Sabato dalle 8 alle 11:30. Panificio Trenker. Il pane è natura. Mezzogiorno che nacque l'idea dei teneroni. Devo correre a preparare il pranzo. Ti do un'idea da maestri, beh. Buon prosciutto cotto a casa Modena. Ingredienti semplici e genuini e un piccolo tocco per esaltarne il sapore. Ci mettiamo anche tanta tenerezza. Beh, ma allora li chiamiamo teneroni. Buoni per i bambini, buoni per tutta la famiglia. Che buoni! Più che buoni! Teneroni! Teneroni di casa Modena, maestri nei salumi. Non è fondamentale che si senta la voce del conduttore. Ciò che conta è il rumore della gente comune, della vita di tutti i giorni, con problemi, passioni, discussioni. Zoom, ogni giovedì alle 20 su Video 33. Sempre più spesso la vita comune delle persone è legata all'economia e sempre più spesso la gente si interessa di economia. Economia, l'appuntamento quindicinale di Video 33, mercoledì alle ore 20.
Come di consueto diamo un'occhiata alle immagini che ci arrivano dal territorio provinciale. Iniziamo con una webcam in località Kronplatz. Questa è la situazione alle 6:10 di questa mattina. Si vede la città di Brunico nel fondovalle. Ci spostiamo sopra la conca di Bressanone. Questa è la situazione sempre alle 6:10 di questa mattina. Nuvolosità in transito che però presto lascerà spazio al sole. Ora andiamo sull'abitato di Foresta. Uno sguardo verso l'imbocco della Val Venosta, ora anche verso la città di Merano, sempre la situazione alle 6:10 di questa mattina. Andiamo a vedere allora nel dettaglio il meteo, iniziando con una vista da satellite, appunto nuvolosità in transito che presto lascerà spazio al cielo sereno. Ora vediamo con l'aiuto della grafica il dettaglio delle previsioni per oggi. Appunto, tempo soleggiato con solo qualche nube residua a est al mattino, clima primaverile con massime tra i 15 e i 24 gradi. Io vi ricordo che tutte le informazioni meteo sono a vostra disposizione nella pagina Facebook Alto Adige Meteo oppure nel nostro sito internet nella sezione dedicata alla Mediateca Online. Io vi segnalo alcuni appuntamenti da non perdere. Oggi continua il giro del Trentino per gli appassionati di biciclette e poi il domani 25 aprile l'Ozi Alpine Marathon a Naturno e in Val Senales e poi il 26 aprile la mezza maratona Merano Lagundo e per gli appassionati sempre di biciclette il 1 maggio Specialized Bike Days a Laces e sempre il 1 maggio invece per gli appassionati di due ruote a motori KTM Alpen Cup a Luzon appunto per le motocross. Vi ricordo anche il nostro sito internet www.video33.it dove potete rivedere questa edizione della nostra rassegna stampa, un'ampia mediateca con contenuti filmati e previsioni meteo e anche i nostri telegiornali online. In più vi segnalo il nostro portale di riferimento goinfo.it per restare sintonizzati con tutto ciò che succede in Alto Adige 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Vi rimando ai nostri telegiornali alle ore 13 e alle ore 19. Con questo ho terminato, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.